Una settimana fa esplode la rabbia di Tor Sapienza. Sassi e bombe carta contro la polizia e il centro di accoglienza per minori di Viale Morandi. Insieme ai residenti, un gruppo di incappucciati armati di coltelli. Noi che stiamo qua sappiamo bene di che colore è la vita. Ma i colori della vita, non i colori d'argento. Di che colore è? Beh, in questo periodo, amore, colori molto tristi e cupi, perché siamo tutti disoccupati, uomini, donne, tutti i paesi del mondo si ribellano e noi siamo un popolo di pecore. Non c'è rimasto niente, manco gli è rimasto il sangue. Una America in Italia! Grazie. La mattina devi uscire da casa col coltello in tasca, cioè devi avere paura, non è possibile. Ma sono diventati troppi, non capisco io un po'. Ma qui è un continuo, ogni 100 metri c'è un palazzo occupato. E i nostri stanno in mezzo alla strada. Allora, sistema prima i nostri, poi se c'è posto ben venga. Adesso rischia di perdere il posto di lavoro. Il posto di lavoro. Io da mangiare. Disoccupata, mio fratello anche? Che faccio? Adesso vado qua, adesso liberano e ci andiamo. 30 euro al giorno, un buono pasto, sigarette, vitto alloggio. Vado anch'io così, sono italiana. Queste sono le case popolari di Tor Sapienza, 8 piani di cemento proprio di fronte al centro di accoglienza. Là sopra, vedi, ci stanno prostitute che stanno ammazzate la sera, più tutti i rumeni suoi che abitano sottoterra. Questi sono tutti occupati. Tutti occupate? Questi erano tutti i negozi, orifici, tutti se ne sono piani. Chi ci sta qui a notte? Calcola che erano tra questa e quell'altro casotto, saranno stati nella sessantina. Salve. Questi sono tutti occupanti, rumeni di merda. Loro vivono qua sotto. Questo era un garage. E non mi è venuto nessuno a controllare questa occupazione. Perché qui le guardie non passano mai. Qui non carabinieri, non polizia, qui le forze dell'ordine non vengono mai. Buongiorno. E vive qui? È un occupante? Questi erano tutti garage. Erano prima. Depositavo la merce prima quando stavo nei negozi su. Voi lo sapete che qua non ci potete stare? Ormai, come meglio, stiamo fuori, ora al campo o qua. Perché al campo lo sapete anche voi. Con bambini è meglio così. Ecco qua sopra, vedi? Quello che ti dicevo io, questi sono fatti i casetti, i baracchi, vedi? Tutte abusive, ovviamente, tutto tutti mattoni, tutto abusivo. Dovranno tutti via. Anche loro? Sì, tutti, dovranno tutti via qui. Questi, quelli, tutti via. Via. Sì, perché non pagano un cazzo, paghiamo noi, devono andare via. Perché sennò tanti mandiamo via noi. Perché qui noi e bestie ci volevamo, se ne devono andare. Sotto ci sono quelli che hanno occupato i garage, quasi tutti rumeni. Sopra ci sono le 500 famiglie italiane affittuarie delle case popolari. Uno su due non paga la pigione. Uno su quattro ha avuto problemi con la giustizia. Ma chi ha fatto arrivare questa criminalità? Questi noi siamo scordati dall'istituzione. Qua non viene nessuno. Mando se mette uno spacciatore, secondo lei è a spacciare? Qua. Una città, Roma Centro, poi c'è la Casba. Non c'è un'altra città. C'è una baraccopoli intorno, l'hanno trasformata in una baraccopoli di cemento, ha sempre una baraccopoli. Io ho prima di tutto diritto io a darmi casa, poi se ci scappa loro, se no se ne non affanculo a casa loro. Io faccio qualche mattata se non mi danno una casa. Io adesso sono venuto qui, ho fatto la domanda, per me non c'è casa. È 40 anni di sangue che io ti ho dato. Io sto diventando scemo, se non mi danno una casa, mi danno l'alloggio e mi danno la pensione. Io accoppo qualcuno, guardami faccio, io ammazzo qualcuno perché non gliela faccio più. Perché se io te vado lì davanti al Parlamento, pio qualcun deputato per collo, stringo, non lo mollo, devi tagliare la mano o mi devi sparare, perché sennò io non mollo. Sono assetato di rabbia e sono incazzato nero.
Eccola la rabbia di Tor Sapienza, sfogata per giorni sui 40 minori del centro, accusati di tutto e in fondo di niente. E allora, hanno paura, vogliono uscire. Ma chi è che vi ha minacciato? Tanti ragazzi sono andati al bar e gli hanno detto andate che non ve volevamo, che menavamo. È saltata ogni normalità qui. Al bar, quartier generale della rivolta, i migranti e gli operatori del centro di accoglienza non possono neppure prendere il caffè. Glieli porto io, per chi era il caffè? No, ma noi non vogliamo però che qualcuno ce lo faccia, cioè sarebbe molto meglio che noi poter andare a prenderlo noi. No, ma adesso oggi mi pare il caso, però da domani può essere pure. Oggi non posso andare a comprare caffè, così è bello. Perché ho chiesto solamente che però non è bello. Noi vogliamo solamente il quartiere indietro, punto. Ma quando ti si mettono al parco e ti si cagano davanti, o ti pisciano davanti, ti dà fastidio. Si prendono tutto, ascolta, si prendono tutto il parco giù. Giochi dei ragazzini, vetri spaccati, bottiglie spaccate. Possiamo smettere no, ma è evidente, tutti aspetta. I disagi evidenti che esistono in questo quartiere a loro. Struttura che sono ladri, stupratori e tutti i problemi del quartiere dipendono da qui. No, perché non è così, non è vero. Voglio vedere se avete scopato vostra sorella se poi dopo non parlate così. Voglio proprio vedere, cioè avete pure ragione. Lei è Ambra. Ha dichiarato di aver subito un tentato stupro da parte di un immigrato. È stata l'ultima scintilla prima della rivolta contro i minori. Eppure... Io la prima volta, quando mi è successa questa cosa, lo sai che cosa ho detto? Che non erano di colore come voi. È stata la prima cosa che io ho detto, che erano bianchi. Io non ho mai detto che eravate voi. È stata la prima cosa che ho detto. Te lo giuro sui miei figli. Se questi si mettono tutti insieme, questi almeno vengono da una guerra. E sanno le guerre come si fanno. Noi purtroppo siamo solo gente poveraccia che va a lavorare la mattina alla sera e non si può permettere andare in giro con bastone. Questi tre giorni di tafferugli dove i presenti sono segregati lì dentro. Loro dicono sono scappate da una guerra per venire ad un'altra guerra, ma stanno lì dentro perché sì, ma non è colpa nostra nei paesi okay. Loro c'è sta la guerra, non no, è colpa no. Nostra. Allora non è un centro occupato, non è un centro occupato. Ma allora perché solo l'Italia se ne deve prendere occupare, se deve occupare questa gente? Che cosa lo c'entra il centro di Via Marani? Perché solo noi se ne deve occupare? Perché solo noi? Se non posso fare un costo di sangue, se non fanno il centro. Parla italiano, che almeno ti capiamo. A noi non ci è consentito venire a prendere un pacchetto di tabacco al bar, però voi venite qua a insultare i ragazzi. Ma non inventare cose. Ma parla italiano. È normale, sta parlando in questo. Cosa volete? Meglio che voglio andare via. Dille, quando ve ne andate? Adesso facciamo fare un giro dentro, dai. Facciamo fare un giro dentro allora, dai. Non c'è senso che voi venire qua a parlare. Chi è Bob? Oh, senti, bello! Date calmo! Signora, siete calmo! Signora, sei calmo! Se lo capisce la costruzione italiana! Ma ce l'hai, ragazzini! Sia che stranieri sia che italiani! A bionda, ma te ce l'hai, tu figlio? Per fare lo scene tranquillo qua di sotto devi far compagnia tutti italiani razzisti di merda poi c'è fanculo fanculo no Pagano un cazzo! Avete capito o no? Avete capito?
capito? Basta, devono andare via tutti! No, perché tutti, mano, tutti, è vero, tutti! 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 Tra 6 mesi è bruciato sto palazzo. Stasera si scappa il morto. Questa zona già satura, c'hanno i froci, c'hanno i zingari. Io tutta la merda che sta a Torsa Pianza non ho vista in tutta Roma. Ma non so io che sono razzista, sono loro che sono negri. Ma che c'entro io se Gesù Cristo ha fatto i bruciati? Ma è colpa mia. No. Ma se Gesù Cristo gli sono usciti male questi, ha messo al forno e si sono bruciati, ma lo paga io scotto. No, c'ha ragione, perché dopo ti esce fuori quello che non ti dovrebbe uscire. Però sta zitto, perché c'è star che stronzo, io quelli sono fascisti. Ma tanto guarda che lo dicono uguale. Uguale. Adesso vanno via, li portano via. Alla fine la piazza ha vinto la sua guerra e i 40 minori sono stati portati via. Il problema è risolto, adesso il problema è risolto. Non è risolto, il problema sa quando si risolve, quando si prendono e vengono mandati al paese loro. Questo, il problema si risolve quando vengono presi tutti, ognuno al paese loro, ognuno al paese loro. Ci sarà un motivo se siamo nati italiani, quello, quello e quello, ci sarà un motivo, no? Io non vado al paese loro, se io vado al paese loro, loro mi ammazzano, capito? Capito? Ma quando questa cosa sarà finita, qui ci sarà una guerra. Al quarto giorno di proteste arriva il sindaco Marino, che viene accolto così. Buffone, buffone, buffone! Fatemi! Marino, Marino, clandestino! Intanto la protesta delle periferie contro gli immigrati si allarga. I comitati di quartiere si riuniscono all'Esquilino. Il popolo si riprenderà questo paese e sarà fatto dalla gente come noi che sfila, che con la forza della ragione arriverà a riprendersi questa nazione. Forza, avanti tutti insieme! Quando torniamo a Tor Sapienza, scopriamo che dietro la rabbia non c'è solo la guerra tra poveri, c'è l'ombra di un disegno preciso. Ma siamo solo dei razzisti, stasera scendevano tutti giù a mattatoio. Cioè, gli vai a menare, bravo. Tanto ora i sogni, gli vuoi affrontare. Bravo. Allora, perché se lo passi solo per... Gli zingari, hanno rotto i coglioni. Capito, se lo passi solo già con questi... Siamo arrivati al limite, andiamo a fare una cosa. Non sapevi squadra. Andiamo, scendiamo e andiamo. Tanto se famo questo potremmo fare, 2-3 mesi di galera. Ma nemmeno ti fai, ormai tutto il casino che sta succedendo, non è che sta andando a fare la vita. Posti, cazzo. Sta andando a mandare lì. Almeno in galera mi pagano pure a me come pagano a questi. Ma capito, mangi e bevi a grazie. Squadre organizzate, ma da chi e perché? Quello che state per sentire è un abitante storico del quartiere che ci racconta quello che ha visto e sentito. Quello che è successo è che qui c'è sta gente che non è del quartiere, che c'è sta dietro a sta cosa, perché c'è una regia dietro, c'è una regia. Li ho visti io con gli occhi miei, non sono l'unico, che sono arrivati qui e hanno cominciato a istruire, hanno preparato. Nello specifico io l'ho sentito con le orecchie mie, di alle donne, di... di parlare di questi stupri, di questi tentati stupri, di questi furti, di calcare la mano, di far più pesante quella che è la situazione reale. C'è gente che non è di qua, che ne so, a Casa Pound per esempio, sono 10 giorni che vengono qua. Da 10 giorni prima della... Sì, noi avevamo paura, noi da dietro le finestre li vedevamo, ci veniva da piangere, perché qui non ci vogliono la polizia, qui c'è sta un grosso giro di spaccio, qui ci stanno latitanti, c'è sta gente insomma che è stata dentro, c'è sta... Ci stanno situazioni riconducibili agli ultras, tutto adesso, tutta sta settimana, da martedì che non c'erano le telecamere, ci sono stati i primi scontri, sono arrivati questi con i caschi, con i cappucci, con i bastoni, con i coltelli. E non è gente di qua, questi vogliono il morto, questi vogliono, questa è la prima miccia, hanno attaccato il nemico che ci avevano più vicino, quello più debole pure se vogliamo. Adesso hai sentito parlare, vogliono andare, che dicono che ci stanno gli immigrati, ci stanno i trans, ci stanno i zingari, allora bisogna istruire. Ci sono venuti mirati proprio, ci sono venuti mirati. Questi tornano, questi hanno organizzato tutto, non c'è niente di casuale. Ci sono facce ben note, ci sono facce, noi sappiamo chi sono, solo che qua non si può parlare. Ci ha fatto caso tutte queste manifestazioni che ci sono state questi giorni. Dice l'infernetto, le manifestazioni dei comitati contro Marino. Esatto, cioè. Tutto adesso. Perché? Perché?
Deve dire chi ci guadagna da sta situazione, chi ci guadagna? La politica.